sei benvenuto. Io sono Anna Chiara. Io sono Marco. Lui è Cesare. Mio bambino. E lui. No, questo è il mio bambino. È piccino. Ormai quasi cotto del tutto. Sì, è pronto. Puliamo. Non mi piace. Ma dai. Non mi do pace. Siamo veloci. E ti cacci? Tieni due stracci. Abbiamo acquistato una casa del 1966 e l'abbiamo... In realtà è della banca per più o meno 20 anni. E l'abbiamo completamente ristrutturata con il super bonus 110 e il bonus del 50%. E su questo canale abbiamo documentato tutto il nostro percorso di ristrutturazione. In questo momento ci troviamo in sala da pranzo. Queste che vedete sono le sedie e il tavolo di Daddy Shop, di cui abbiamo parlato in uno scorso video che vi lasciamo sempre qua sotto nella descrizione. Siamo molto soddisfatti dei nostri acquisti. Il tavolo ci piace tantissimo, ce l'avete richiesto in tantissimi. Purtroppo non è più disponibile, ma vi lasciamo qui sotto un link di un tavolo di Amazon che abbiamo trovato, che è molto simile al nostro. Le sedie invece sono meravigliose, stupende, bellissime, ma hanno un piccolissimo difetto: sono bianche. Ovviamente le sedie si sporcano perché le utilizziamo quotidianamente. In più dovete pensare che noi abbiamo un coricissimo cucciolo di boxer, il nostro piccolo Cesare, che è solito appoggiare la sua testina sulle superfici. Soprattutto dopo aver bevuto. Secondo me è proprio intrinseco nei boxer, nel suo DNA, perché è il secondo boxer che abbiamo e tutti e due lo facevano. E anche su Instagram vedi le foto di questi bellissimi boxer che si appoggiano così, no? Sono strateneri. Il problema appunto è che lo fanno dopo aver mangiato, dopo aver bevuto. Cosa ci serve per pulire le nostre sedie? Allora, useremo il nostro aspirapolvere con la punta apposita per i tessuti, una bacinella, dentro troviamo poi un pone di Marsiglia e questo è uno strofinaccio che in realtà è una parte interna di un pannolino lavabile. Abbiamo qua tutte le punte che servono per la scopa a vapore. Questa appunto è la scopa a vapore. L'aspirapolvere lo useremo per primo e è quel modello che vi abbiamo parlato quando abbiamo fatto forse il video dove abbiamo pulito la camera, il materasso, perché serve, lo usiamo anche per pulire il materasso e aspira un sacco di polvere. È lì? Lo sta già facendo? È lui in posizione. Sei colpevole. Quindi se volete vedere qualcosa di più sull'aspirapolvere andate a vedervi, a pescarvi fuori quel video. E anche la scopa a vapore l'abbiamo parlato nelle finestre, come pulire le finestre. Quindi andate a cercare il video. Allora, aspiriamo prima, così togliamo la polvere, briciole, peli, cose così. Poi, ha cambiato sedia. Tutte. Ma quanto sei bello, Gigi, quanto sei bello. È pesante la tua testa. Poi useremo questo panno, appunto, come vi ho detto, col sapone di Marsiglia, non troppo, mi raccomando, non dobbiamo far diventare la gomma piuma della sedia impregnata di acqua. Lo lasciamo un po' agire e poi passiamo la scopa a vapore con, togliamo questa che è la punta, usiamo per pulire i vetri, prendiamo questa e mettiamo il suo pannetto, usiamo la scopa a vapore col suo pannetto e basta, e poi speriamo che vengano pulite. Ah, fermi, guarda, questo cos'è, amore? Questa è la seggiolina del mio pulcino, sì, che per adesso è portata dalle bave di Cesare. Dov'è il pulcino, Cesare? Abbiamo acquistato da poco questa, infatti adesso è ancora non utilizzata. Cioè, a volte ci trovo sopra l'Anna Chiara, però va lì solo per fare i pisolini, non la usa per mangiare. È la sedia evolutiva, no? Che va di moda, quella della Stock, però costa tantissimo la Stock. Noi abbiamo trovato questo modello che è una sottomarca, si chiama AUK e ha tutti i pezzi compresi, quindi con 200 euro più o meno abbiamo preso la sedia di legno, che è la struttura, la base, più tutti i pezzi evolutivi. Invece considerate che tipo la Stock costa 200 rotti euro solo il pezzo di legno. Vi lasciamo il link qui sotto perché secondo noi vale la pena. Però ovviamente non l'abbiamo ancora provata. Ma non vi annoiamo con queste cose perché giustamente siete qua per vedere le sedie pulite. Se volete vedere i contenuti del pulcino, iscrivetevi, attivate la campanella perché poi arriveranno tutti i video riguardanti anche quelle cose. Oh mio.
passo numero 2. Chi è che ha finito la Nutella? Mentre viene l'acqua calda, vi faccio vedere. Finita. Se apro il cestino ci saranno lo hacker. Di tutto. Praticamente io non so più come fare. Ditegli che è normale in gravidanza. Eccola! Bene. E pensare che questo pannolino è lavabile ma è usato. Chissà che cosa tiene qui. Un odore orrendo. Ma non è vero. Con tanto amore, perché ricordatevi che le cose, cioè la pulizia funziona solo se ci mettete amore. Non c'entra tanto il processo. Bene, frizzata. Vai! Incredibile, ci sono ancora i peli! È molto importante, anche quando lavate i pavimenti con il mocio, pulire lo straccio, perché altrimenti portate lo sporco in giro. Non diventa pulito, ma sporcate tutto. Vero, la Chiara? Sì! Oh, se sento ancora qualcuno dire che la casalinga non è un lavoro, vado a casa sua e gli mangio tutte le banane. Perché, cioè, ho passato, a posto di fare così, so, come andare in palestra qua. Lasciamo asciugare. In realtà il Vetril che c'è lì dentro non è vero Vetril, è solo la borraccia del Vetril, ma utilizziamo il prodotto per i vetri di Amway. Link in descrizione. I cuscini sono quasi come nuovi, sono state rimosse le macchie. Forse nei video che avete visto in precedenza della sedia sporca non rendeva realmente quanto erano macchiate, quindi c'erano macchie di un po' di tutti i colori, viola, nere, rosso e blu. Erano un disastro. Il metodo è semplice e veloce, abbiamo impiegato per 6 sedie circa 40 minuti. Tanto? Sì. Ho una resistenza super. No, ma è vero che sembra un po' un elefante? Sì. Posso darvi dei consigli anch'io? Innanzitutto, per avere le sedie pulite, un consiglio interessante sarebbe quello di comprare un tavolo da due, avete due sedie, è ottimo. Veloce. E un altro consiglio molto interessante è quello, prendete sedie di plastica. Che adesso vanno super di moda. E niente, se proprio invece vi piacciono le sedie belle come le nostre, che sono strabelle, prendete le nere. Infatti, ma perché non le abbiamo prese nere? Non lo so. Pazzesco. Da pazzo. A parte gli scherzi, un consiglio serio, noi stiamo pensando di acquistare l'aspirapolvere, quello lava tessuti, quello che praticamente spruzza l'acqua e l'aspira. Perché ovviamente quando pulisci un cuscino o una cosa così, inevitabilmente qualche sporco resta dentro. E invece con l'aspirapolvere, con l'acqua, quello riesce a tirare fuori lo sporco. Tanto quello è vero che costicchia, però comunque lo si può usare sul divano, sulle sedie, sui sedili dell'auto, sul materasso, ha veramente un sacco di impieghi, quindi noi ci stiamo seriamente pensando. Sui tappeti. Ci stiamo pensando, ne abbiamo adocchiato uno, vi lasciamo il link qua sotto nella descrizione, andate a vederlo, che così magari se qualcuno di voi ce l'ha ci può dire cosa ne pensa e se può essere un vero acquisto serio. Sì, se ha qualche consiglio da darci. In ogni caso noi ci vediamo con il prossimo video, grazie di essere stati con noi, un bacio, lasciateci un like se il video vi è piaciuto. Ciao! Ciao! Bravo.